Ettore Giovardi ha appena arrivato a casa. Una chiamata lo raggiunge al cellulare. Più volte chiede chi sia, ma nessuno dall'altro capo del telefono risponde. In quello stesso momento, Eleonora riattacca e sospira profondamente. Tilly e Luciano arrivano alla Life. Nicoletta e il commissario Angio stanno già brindando, mentre Olga riceve le persone. Alberto li saluta e si congratula per il buon esito della cerimonia di inaugurazione. Diego è nel suo studio. Osserva con grande scrupolo la fotografia di Giovanna. E Tilly entrando gli sta vicino. Secondo lei tra di loro c'è ancora amore. Ma Diego scuote il capo. Giovanna non gli ha creduto. Non ha creduto la sua versione dei fatti. Lui non l'ha mai tradita. È stato solo un complotto. Asia beve un drink. Poi deve far fronte ad un'emergenza. Nicola Freddi raggiunge il pronto soccorso. Un bambino ha un forte attacco di appendicite. Asia lo aiuta, mettendolo sulla barella, mentre Alberto giunge in aiuto. Nella villa fuori periferia, Eleonora si siede in un poltrone, prende in mano l'orologio d'oro e lo stringe a sé. Nicoletta e Tilly parlano intanto della relazione tra il giovane e il commissario Angio. Da qualche mese convivono e sono davvero felici. Massimo è in ospedale da Sonia. La giovane sta facendo fisioterapia e spera di tornare a casa più presto. Non ne può più di stare seduta e sdraiata in quel letto d'ospedale. Diego accoglie Oscar, innervosito per la mancata nomina a viceprimario. Diego placa la sua ira, dicendo che la Life ha bisogno di una persona di recenti studi e pensa che Ettore Giovardi possa incarnare questo ruolo. Oscar, offeso, lascia lo studio. Carolina intanto vede Dante distratto dalla presenza di una donna che sta sussurgendo una tazza di tè e lo richiama. Successivamente, Carolina si avvicina a lei e le chiede se ha bisogno di una mano. Martina Morante scuote la testa, dice che forse è stato un errore ritornare a Roma dopo tutti questi anni. Carolina sa di essere ancora una sconosciuta per lei, ma se vorrà, ne potrà parlare. La pioggia scuote Roma e anche un forte temporale è all'orizzonte, ma Eleonora arriva in un cimitero. Posa l'ombrello, lentamente avanza, raggiungendo la tomba di suo marito, Riccardo Giovardi. Riflette, lascia delle rose e poi se ne va. Nicola intanto ringrazia Asia per averlo aiutato. Lei dice che in realtà è quello che tutti dovremmo fare. I due si presentano e Freddi capisce che la giovane l'indomani inizierà il tirocinio. Ettore raggiunge in ritardo la cerimonia di inaugurazione e rivede Asia che, intimidita, dopo un rapido e fugace sguardo, se ne va. Tilly arriva da Carolina, invitandola con Dante a cena. Martina, di spalle, ascolta una voce alle familiare e piano piano si volta. Tilly la guarda da lontano e rimane a bocca aperta. Martina e Tilly
si riabbracciano dopo tanti anni. Alberto va in casa e trova Rossella un po' giù di corda. Se ne proveranno per non essere venuta alla festa. La donna si giustifica dicendo che aveva un po' di emicrania. Alberto capisce che c'è qualcosa che non va e Rossella gli svela che l'avvocato di Cesare Gomez ha chiesto di incontrarla. Un domani mattina Massimo giunge in clinica per un posto in riabilitazione per sogni. Diego gli consiglia Nicoletta, infermiera ma anche fisioterapista. Così Massimo la raggiunge in palestra e i due rimangono un attimo in silenzio non appena si vedono. Massimo le parla della sua fidanzata e di quanto le è successo. In questo modo Nicoletta saprà come agire e così gli fissa un appuntamento. Martina dice a Tilly di essere ritornata a Roma per qualche giorno. Voleva rivedere l'Italia dopo anni a Bruxelles. Tilly le chiede come stia Andrea e suo figlio. Ma Martina rimane piuttosto vaga e con una scusa cerca di rimanere da sola. Dopo due giorni la clinica Life è già in fermento. Olga gestisce le prenotazioni, dirige pazienti quasi sperduti e disorientati, mentre Oscar arriva da Tilly dicendole che lascerà il suo ruolo di medico in clinica. Tilly non può credere a questo, ma l'uomo è categorico. Dopo anni di onorata carriera alla Life, si aspettava almeno un po' più di considerazione. La Nardi è attonita e non sa come rimediare, ma Oscar è sul piede di guerra e così lascia furioso la Life. Olga sta finendo di compilare alcuni documenti in reception quando il suo sguardo si illumina non appena vede una persona all'entrata. È Michele Massa. La donna corre e l'uomo la abbraccia dopo anni. Michele ha un appuntamento con Diego e così Olga gli fa strada. Diego e Michele si abbracciano e Olivares è molto contento che Michele sia lì da lui. Le cose con Paola vanno con fievele e sono in attesa del terzo figlio. Diego spiega a Michele che è in atto una cosa molto importante e delicata, ma soprattutto conta molto sulla sua discrezione e sul suo appoggio. Non lo dovrà dire a nessuno. Martina è nella stanza del bed and breakfast. Ha la mente i ricordi di una vita felice con Andrea e il loro figlio. Poi qualcosa ha preso una piega diversa. La donna si guarda attorno. Ora pare essere rimasta sola. Ettore ha appena finito di bere un caffè, quando il campanello suona. L'uomo si dirige così alla porta, e non appena la apre, si trova davanti Eleonora, sua madre.